recentemente ho acquistato da Amazon alla modica cifra di 4 euro questo film, The Adair. L'avevo già visto all'epoca quando era uscito, nel 2008. Sono passati più di 10 anni e me lo ricordavo molto meglio. Il tempo non è stato affatto generoso con The Adair, purtroppo. Jesus Christ, what's happening? La regia è di Corbin Bernsen. Corbin Bernsen è un nome che dovreste già conoscere se siete degli horror nerd, e infatti è il dottor Feiston di The Dentist 1 e 2, diretti entrambi da Brian Hughes. Ah, non lo vuoi un bel sorriso candido come una star di Hollywood? È all'ultima moda, beh. Per favore, non mi facciano il male! Non so perché avessi in testa un racconto del genere. Peccato che il modo che ha scelto per fare questo film sia quello classico del luogo chiuso con gli zombie che cercano di entrare, una cosa che abbiamo visto 100 milioni di volte. Il motivo per vedere The Adair è tutto nel suo protagonista, che è Bill Moseley. Bill Moseley che è coprotagonista insieme a Patricia Tolman. È il terzo film che fanno insieme. Se ricordate bene, infatti, erano insieme all'inizio della Notte dei Morti Viventi, il remake del 1990 diretto da Tom Savini, e nel 92 sul set dell'Armata delle Tenebre. Anche se tutti e due avevano dei ruoli molto molto piccoli, Bill Moseley mi sembra che era a cavallo nei panni di uno scheletro, un Dead Knight, e Patricia Tolman era la strega, col padellone. In questo film invece sono tutte e due senza trucco e stanno il 90% del film sullo schermo. Lavorano entrambi in una stazione radiofonica, mentre parlano del tema del giorno, che è la paranoia. C'è un attentato terroristico durante una partita di rugby, se ricordo bene. Viene fatta detonare qualcosa e senza motivo c'è un'epidemia di morti viventi. Ora, i due o tre terroristi musulmani che stanno da quelle parti pensano che la cosa migliore da fare è andare alla stazione radiofonica. Mentre nella stazione radiofonica, durante il programma, iniziano ad arrivare un sacco di chiamate sul fatto che nel mondo sta succedendo qualcosa del genere. Loro accendono i televisori e cominciano a non capire più niente, come accadrebbe nella vita reale. Qual è il problema di questo film? Anzitutto è tutto quanto il budget. Il budget è veramente troppo ristretto per una trama di questa portata. Fosse una cosa da 60 milioni, una roba da Zack Snyder come remake della Notte dei Morti Viventi, ci potrebbe stare. Però una robetta del genere invece, dove vediamo per più di metà film all'interno di una stazione radiofonica, oltretutto è in inglese e il DVD non ha neanche i sottotitoli in inglese, quindi bisogna fare molto 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 molta attenzione. Gli zombie sono del tipo Danny Boyle, quelli che corrono, del tipo Danny Boyle, che non erano zombie veramente, su 28 giorni dopo erano infetti. Quindi diciamo del tipo Zack Snyder, appunto, sul remake di Dawn of the Dead del 2004. Il make-up non è nulla di speciale, un po' di sangue finisce lì. Non aspettatevi di vedere gli effetti di Tom Savini come siete stati ben abituati con Il giorno degli zombie o altre cose. Cos'altro vi posso dire? Dategli uno sguardo se proprio vi va, ce ne sono veramente tanti dal 2004 in avanti di film di questo tipo e continuano a spuntare ogni anno. Qualcuno è anche meritevole, io farò del mio meglio per parlarvene qui. Questo rientra in quella categoria? Non lo so, fatemi una vostra opinione guardandolo. Sicuramente mettere insieme zombie e politica non è una cosa nuova. Questo è uno di quelli che ci è andato molto molto a fondo e non capisco perché da noi non hanno fatto uscire. Tomorrow millions of people are going to be infected with this thing. It is their eyes. They are like bleeding out of their eyes. Gil, can you hear me? Are you all right? Can you hear me? Oh, shit!